sottili danneggi al cervello della California alla prima prova statistica della correlazione tra inquinamento e degenerazione cognitiva. Si chiama quiescenza il silenzio sismico che precede grandi terremoti, gli scienziati lo studiano come uno dei segnali di allarme. Oggi giornata mondiale della TV, come si gestisce l'immenso archivio RAI che racconta la storia d'Italia, restauro, digitalizzazione e intelligenza artificiale. Buongiorno e bentrovati a Leonardo, il telegiornale della scienza e dell'ambiente. In primo piano gli effetti dell'inquinamento. Finora si ipotizzava ci fosse un legame tra micropolveri e Alzheimer. Dagli Stati Uniti arriva la conferma della correlazione tra polveri sottili e degenerazione del cervello. Hanno studiato 1000 pazienti. Alessia Mari. L'inquinamento atmosferico ha un legame statistico con alcuni danni cerebrali riconducibili all'Alzheimer, come la perdita della memoria. Un importante pezzo del puzzle per sconfiggere la malattia è stato aggiunto dai ricercatori dell'Università della California del Sud. Gli scienziati hanno appena pubblicato su Brain, la rivista di neurologia dell'Università di Oxford, uno studio sugli effetti delle micropolveri sottili, le PM2,5, sulle prestazioni del cervello. Il particolato sottile è da tempo sotto osservazione come possibile causa non solo di patologie respiratorie e cardiovascolari, ma anche neurologiche. Le micropolveri inalate, infatti, larghe un trentesimo della sezione di un capello, arrivano ad accumularsi nel cervello. Lo studio californiano è il primo ad affermare un legame statistico tra inquinamento e declino precoce della memoria, grazie all'utilizzo di un campione molto ampio. Un gruppo di quasi 1000 le donne ai 73 e gli 87 anni che dagli anni 90 si sono sottoposte come volontarie a una grande campagna di screening sanitario. I ricercatori hanno confrontato le scansioni cerebrali effettuate nei decenni dalle volontarie con i modelli di risonanze cerebrali tipici dei malati di Alzheimer. Per incrociare i dati hanno utilizzato supercomputer che lavorano in apprendimento automatico e hanno riscontrato che le persone che presentavano cambiamenti nel cervello come atrofia cerebrale del declino della memoria, sintomi dell'Alzheimer, erano state esposte durante la loro vita ad alti livelli di inquinamento atmosferico. Si è dunque dimostrato un legame ricorrente tra inquinamento e declino della memoria, al netto di altri fattori sanitari individuali. Rimane ignoto il meccanismo con cui le PM2,5 alterano il funzionamento e la struttura del cervello, ma la neurotossicità delle micropolveri è ora statisticamente assodata. Prevedere i terremoti, tecnologie capaci di scoprire minime variazioni chimico-fisiche nei terreni e delle falde aprono concrete prospettive di cogliere in tempo utile l'arrivo di un sisma grazie ai cosiddetti precursori sismici. La settimana scorsa vi avevamo parlato del gas radon, oggi andiamo a vedere un altro possibile indicatore che i geofisici definiscono silenzio sismico. Maurizio Lencucci. Se i terremoti dessero sempre un preavviso non sarebbero così disastrosi, in realtà lo fanno nel 50% o poco più dei casi se per preavviso si intende, come siamo abituati, uno o più sismi minori prima di quello distruttivo. Anche l'attenuarsi delle scosse, però in un'area dove sono frequenti, si può considerare un'anomalia significativa, un segnale cioè che qualcosa si prepara ad accadere sotto i nostri piedi. È un fenomeno detto quiescenza che, sebbene ancora sconosciuto nei meccanismi, la scienza studia da anni sotto l'aspetto statistico per poterne ricavare uno strumento utile a proteggere la popolazione. L'algoritmo che noi usiamo per studiare questa quiescenza rende i casi confrontabili tra di loro, proprio per vedere, con dei valori assoluti, se terremoti più grandi portano a quiescenze maggiori. Sull'Appennino la ricerca è molto promettente perché un prolungato periodo di silenzio sembra avere preceduto gli ultimi più forti terremoti, col Fiorito nel 97, l'Aquila nel 2009 e l'Italia centrale nel 2016. In tutti questi tre casi abbiamo notato una quiescenza, quindi una diminuzione della sismicità, che si è manifestata circa un anno prima dell'occorrenza del terremoto. Ci sono zone italiane per cui il silenzio sismico non vale? Per il terremoto di Reggio Emilia, quindi un terremoto della pianura padana, chiaramente caratterizzato da un meccanismo diverso, oppure un terremoti più profondi, e non abbiamo trovato questo fenomeno della quiescenza.
Ad esempio, la recente scossa di Sora Balzolano, 4,4 Richter, era una scossa premonitrice o no? Ovviamente non possiamo saperlo, perché quando si verifica un terremoto intermedio non possiamo sapere se sarà seguito da un forte evento o meno. Il UNGV ha 500 stazioni sparse sul territorio nazionale. La loro dotazione tecnologica è già sufficiente per questo tipo di ricerca o deve essere adeguata? Il numero di stazioni ovviamente non è mai troppo. Quello che noi stiamo facendo è aumentare il numero di osservazioni, quindi in ogni sito stiamo installando strumenti per lo studio delle deformazioni del suolo, dell'accelerazione, i velocimetri, i monitoraggi geochimici, proprio per andare verso una rete multidisciplinare. Oggi è la giornata mondiale della televisione, in Italia nel 1949 la RAI muoveva i primi passi tecnici e la prima trasmissione è stata messa in onda nel 1954. Con noi in studio a parlare dell'archivio, l'immenso patrimonio RAI che racconta la storia d'Italia, Roberto Rossetto, vice direttore di RAI Tech, che gestisce da Via Verdi a Torino il catalogo multimediale con i materiali digitalizzati. Buongiorno. 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 Allora, parliamo ovviamente non solo di TV e di radio, quindi non solo di materiali video e audio. Sì, sostanzialmente all'interno del nostro catalogo multimediale ci sono oltre 80 milioni di documenti, abbiamo oltre 4 milioni e 100 mila ore di materiale audio-video. E pensate che solo per questo ci vogliono oltre 450 anni per poter vedere tutto questo materiale di fila. E abbiamo milioni di scatti fotografici, oltre 6 milioni di contratti, tutto il radiocorriere digitalizzato e ricercabile. Questo mi trovo rodato, avete veramente un patrimonio immenso. Avete iniziato a digitalizzare nel 1998, molto prima di qualunque altra TV, compresa la BBC. Sostanzialmente noi abbiamo iniziato la nostra classificazione multimediale nel 98 tramite un catalogo multimediale che era stato il primo a quel tempo tra i broadcaster, che andava a definire tramite dei cambi scena e la documentazione permetteva quindi già di vedere i materiali prima ancora che uscissero dall'archivio. Il centro ricerche RAI di Torino da 20 anni vi aiuta a salvare e a mettere a disposizione di chiunque i documenti che ci sono. Ma le prime tecnologie, perché si parlava di un database ad oggetti, una cosa particolare. Sì, nel 1998 non esistevano chiaramente le tecnologie attuali per andare ad archiviare quelli che erano le immagini, i suoni e quant'altro. Il primo database d'oggetti era un database americano, il Lastra, creato appunto da un'università americana, da Stanford, e noi abbiamo utilizzato quello, siamo stati i primi tramite un progetto europeo, e quindi quello è un grosso vantaggio. Ora l'intelligenza artificiale, facciamo un esempio? E per dirne una, in fase di ricerca si può andare tramite una cartina, effettuare come facciamo adesso su Google Map, per capirci, un rettangolo all'interno di una selezione che abbiamo fatto, e con questo rettangolo tutto ciò che rientra all'interno del rettangolo come luogo tira fuori il video che abbiamo in archivio. A un gruppo altamente specializzato, persone veramente che vengono conosciute anche moltissimo all'estero, tanto che vincete moltissimi premi, tra cui l'Oscar degli archivi? Sì, è stato. Abbiamo vinto ultimamente due premi prestigiosi, uno per quanto riguarda l'innovazione tecnologica nell'ambito degli archivi, che ci ha permesso di creare una ricerca per immagini, quindi posso dare al mio motore di ricerca in pasto un'immagine e lui mi tira fuori quello che è. E per quanto riguarda invece il restauro, abbiamo vinto un premio importante lo scorso anno a Londra, dove in finale c'era HBO e Pathé, insomma, ecco. Grazie Roberto Rossetto, vice direttore delle Tech RAI, e noi cambiamo, parliamo sempre di TV, ma quella del futuro. Molti vecchi televisori dovranno andare in pensione perché entro il 2022 il digitale terrestre subirà una nuova rivoluzione per far spazio al 5G. Cinzia Vicianni.
La tecnologia corre veloce e anche la televisione, che in Italia ha appena compiuto 70 anni, deve adeguarsi. Così, dopo il passaggio dalle trasmissioni analogiche a quelle digitali completato nel 2012, ora ci si prepara a un nuovo switch off, un cambio di standard. Dal settembre 2021 ci sarà la migrazione dei canali nazionali, che passeranno da MPEG 2 a MPEG 4, standard oggi già usato per i canali in HD. Dopo questa scadenza, gli apparecchi TV non capaci di sintonizzare i canali HD andranno a nero e dovranno essere sostituiti o affiancati da un nuovo decoder. Da giugno 2022 cambierà anche la modalità di trasmissione televisiva terrestre, che passerà dall'attuale DVB-T al T2, con eventuale codifica HEVC. Un cambio di passo richiesto dalla cessione della banda 700 MHz alla telefonia per preparare l'avvento del 5G, ma in questo modo il mondo televisivo ha perso circa un terzo delle frequenze a sua disposizione e, per poter continuare a trasmettere la stessa quantità di canali, dovrà adottare un sistema di trasmissione più efficiente. Oggi l'offerta RAI sul digitale terrestre è costituita da 13 canali televisivi in definizione cosiddetta standard. 4 di questi sono anche trasmessi in alta definizione. Domani, invece, con meno frequenze ma col cambio tecnologico, potremo finalmente offrire tutti e 13 i canali della RAI in alta definizione. Per quel che riguarda noi, in particolare come Media Company, l'impatto del 5G potrebbe essere quello di consentire finalmente di poter vedere la televisione su dispositivi mobili, sul cellulare, in maniera molto efficiente e molto economica, nel senso che si userebbe una modalità che si chiama 5G broadcast, che consente di far sì che, anche se ci sono milioni di utenti che guardano la televisione in simultanea, la rete non collassa come collasserebbe invece la rete attuale. In futuro la televisione sarà sempre più mobile e interconnessa. In RAI è già realtà. Ed ora andiamo all'Istituto Italiano Tecnologia, dove si studia come si può lavorare insieme con i robot. Dalla TGR di Genova, Valentina Gregori. L'Europa spende 240 miliardi all'anno per i problemi muscoloscheletrici legati al lavoro. All'IT di Genova si studia per prevenirne almeno una piccola parte. Il progetto Ergolin ha ottenuto un finanziamento da 1,5 milioni dal Consiglio Europeo della Ricerca. Studierà l'ergonomia delle interazioni tra l'uomo e il robot in contesti lavorativi industriali. Il responsabile, l'iraniano Arash Ajudani, svilupperà un sistema robotico che collabori con il lavoratore. Sarà il futuro robot collaborativo, che è in grado di muovere in ambienti industriali e fare manipolazione, usare il braccio, usare la mano, che sarà a fianco all'uomo e di qualsiasi necessità che l'uomo avrà bisogno, il robot in maniera molto intelligente, efficace, veloce e piacevole risponderà. Il robot potrà adattarsi senza bisogno di modifiche a qualunque cambio nella linea di produzione e aiuterà a prevenire i problemi fisici causati dai movimenti ripetitivi. Ad esempio, io inizio a lavorare con un robot. Il robot percepisce un sovraccarico sulle mie articolazioni, ad esempio sulla spalla, e riconfigura e cambia il modo che devo fare il task, così diminuisce il carico distribuendo sui altri articolazioni, che diventa molto più semplice da fare. Mentre sempre più puntuali grazie all'intelligenza artificiale, così si può prevedere dove e quando cadrà un fulmine con un anticipo di 10 al massimo 30 minuti in un raggio di 30 km. Ci riesce 8 volte su 10. I ricercatori del Politecnico di Losanna hanno sviluppato un algoritmo che usa dati acquisiti facilmente in tempo reale da qualsiasi stazione meteo, anziché da satelliti o radar. Ci permette previsioni rapide anche in regioni remote. L'algoritmo di apprendimento automatico è addestrato a riconoscere le condizioni che favoriscono lo scoccare della saetta secondo 4 parametri: pressione atmosferica, temperatura dell'aria, umidità relativa e velocità del vento. Ed è tutto per oggi, l'appuntamento torna domani alle 14:50 sempre su Rai 3. Grazie per essere stati con noi, buon pomeriggio.